Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video degli Eternal Love. Oggi siamo felici di venirti rivedervi in Red Dead Redemption. Allora ti dico cosa faremo oggi. Andremo a minare e a cercare dei materiali perché ci servono, perché casa nostra deve essere ancora costruita. Quindi fai attenzione per cortesia. Mi hai fatto davvero molto male. Beh, alla fine abbiamo intenzione di andare a minare un po'. Andremo a vedere cosa ci può offrire questo mondo fantastico e reale di Minecraft. Sbrighiamoci a prendere questo materiale perché non voglio che cali la notte. Perché sai quanto ho paura quando cala la notte qua in Minecraft e spawnano i mostri, i creeper, spawnano anche gli enderman, spawnano i zombie, spawnano dappertutto e a furia di spawnare ci spaventiamo anche noi. Quindi sbrighiamoci e non perdiamo assolutamente altro tempo, fai strada. Sì, che bello, andiamo a minare, a me piace minare, mi piace moltissimo. Ti stai zitto, El, per cortesia? Sì, ok, amore, dai, corri, facciamo la vecchia prateria, vai, corriamo nella prateria. Dai, corriamo, amore, corriamo nella prateria, la prateria di Minecraft. Ok, siamo arrivati qui, ok, fermati. Allora, dobbiamo cercare dei materiali che ci servono, ovvero carbone, il ferro e i vari materiali che ci servono a casa. Quindi mettiamoci subito al lavoro, illuminiamo un pochettino qui. Sì, amore, sto piazzando torce a forma di pene dappertutto. Dappertutto. Ho trovato del carbone, mi sto cominciando già a mettere a minare del carbone. Ok, io mi metto a minare un pochettino di cobblestone, così almeno prendiamo un po' di pietra anche, oltre che il carbone. Che bello, amore, ma sai che di dietro sei troppo buona, amore. Fatti prendere. Oh, aia, mi hai fatto del male, amore. Te l'ho detto, devi stare con le mani a posto in Minecraft. Siamo davanti alle persone, stai con le mani a posto. Ok, amore, mi metto un'altra volta a minare. Guarda quanto carbone. Oh mio Dio, abbiamo trovato una vera miniera piena di carbone. Sembriamo i 2-7 nani. Mamma mia. Amore. Sì, Kiria, sono qui. Vieni un attimo che ti devo vedere una cosa. Ok, scendo insieme a te. Che bello, stiamo scendendo proprio nelle profondità della terra. Oh mio Dio, non ci posso credere. Oh, ho trovato del ferro. Ho trovato del ferro. Oh, ma qua si scende ancora più in profondità, amore. Aspetta, non ci andare da solo, fammi venire insieme a te. Oh, un creeper, c'è un creeper. Amore, non ti preoccupare, ti proteggo io dal creeper. C'è anche uno scheletro che... Oh, ci sono anche due zombie. Amore, mi stanno lanciando delle frecce nel culo. Ed è esploso. Ok, abbiamo distrutto tutto. Andiamo avanti, dai, un altro creeper. Amore, stai attento perché qua mi sembra quanto pericoloso. Più scendiamo e più mi sembra pericolosa quella zona. Non ti preoccupare, amore. Con le mie frecce nel di dietro io sono impenetrabile. Che cos'è stato quel rumore? Niente, amore, sono rumori strani che provengono dalla caverna. Non ti preoccupare, sarà stato qualche creeper. Ok, ho trovato un'altra volta del ferro. Guarda, c'è una discesa d'acqua. Possiamo anche risalirla, credo. Oppure, non lo so, dimmi tu, cosa possiamo fare? Non lo so, amore, possiamo anche creare una specie di barriera che ci può aiutare a risalire e a scendere con una specie di cabina fatta con corde. E allora lì possiamo fare sali e scendi tranquillamente, risalire in superficie e scendere anche sotto, diciamo. Amore, ma stai parlando di un ascensore praticamente. Esatto, l'ascensore. Un ascensore fantastico, incredibile. Non ci posso credere. Comunque ci sono due creeper. Amore, due creeper, uccidiamo i creeper. Sì, amore, eccomi qua i creeper. Li uccidiamo i creeper. Ancora? Sì, amore, qui i creeper abbondano nella caverna. Ma cos'è questa puzza? Io sento puzza di cacca. Non ti preoccupare, amore. Mi devo solamente cambiare. Dammi 2 minuti. È stata solo la forte paura dei creeper. Non puoi credere a quello che sto vedendo io. Amore, lo vedo anch'io, c'è una specie di arena costruita sottoterra. Ma sembra che qualcuno qua ci sia stato. Cioè, questo è un dungeon misterioso. Non sto riuscendo a capire cosa in effetti può essere capitato qua sotto. Secondo me ci sono stati delle altre persone che hanno costruito con tanta... Oh!
È scoppiato un creeper! È scoppiato un creeper! Ma cos'è successo? Cos'è successo, amore? Ma tu non vedi? È cambiata la texture! Cioè, è scoppiato il creeper ed è cambiata la texture! Un altro creeper, vediamo, lo faccio scoppiare, vediamo se cambia la texture! Vieni, aiutami a farlo scoppiare! Subitissimo, amore! Facciamolo scoppiare! Facciamo scoppiare questo creeper! Ah! Ma guarda, di nuovo! Di nuovo! È cambiata la texture! Cioè, quando scoppiano qua giù i creeper, cambiano le texture! Ma qua c'è qualcosa che non va! Qua c'è qualche incantesimo in questo dungeon! Ma sicuramente, amore! Anche perché hai visto che c'era quella specie di arena costruita là sotto? Io non ci sono mai andato in questo dungeon, tu nemmeno. Quindi chi potrebbe essere stato a costruire questa arena? Questa specie di tempio? Aiutami, un altro creeper! Oh! No, amore! Amore! No, amore! Dove sei, amore? Sei morta! Hai perso tutte le tue cose, ora come farò? Come farò da solo? Come farò? Dove sei? Ti prego, fatti sentire, amore! Amore! Sì, amore! Amore, sei tu, amore! Dove sei? Ti sento, dove sei, amore? Sono all'inferno. Quel creeper con l'esplosione, oltre a far cambiare la texture, ha aperto uno spazio bidimensionale, tridimensionale, temporale e mi ha fatto finire all'inferno. Devi venire a salvarmi, amore. Sì, amore, ti salverò io, amore. Ucciderò tutti i creeper che mi si spawneranno davanti. Sarò il paladino della giustizia. Ti vengherò a prendere, amore. Ti vengherò a prendere. Sono abbastanza in fondo, quindi dovrei trovare il portale dell'inferno. Devo scendere ancora più in profondità per trovare il portale che mi condurrà all'inferno e salvare la mia Kiria. Ma dov'è questo portale? Mi sento sperduto in mezzo a una nube, ho come una voce che urla nel deserto. Qui c'è un altro creeper. Sto combattendo una battaglia infinita. Sarò il paladino della giustizia che andrà a riprendere la sua Kiria dalle braccia dell'inferno e la riporterà in vita. La lava, scende la lava, sta scendendo la lava. Oh, una leva. La lava che scende, io vado sulla leva. Lava, scelgo la leva. Guarda il portale! Oh, guarda! Ho trovato il portale che mi condurrà all'inferno! Sono arrivato all'inferno! Oh, Kiria, amore mio! Oh, sì, El! Grazie, amore! Mi hai salvato! Sei venuto a prendermi all'inferno! Sì, amore, sono venuto a prenderti all'inferno! E adesso ti condurrò fuori da qui! Ma come faremo adesso, visto che c'è la lava che ha chiuso il portale per l'inferno? Non potremmo più uscire! Oh, mio Dio! Quindi siamo spacciati, amore! Sì, siamo spacciati, spacciatoni, amore! E tu chi sei? Ciao ragazzi, sono Dorian B, voi invece chi siete? Noi siamo gli Eternal Love, l'amore immenso. Mai sentiti nominare. Vabbè, comunque, se volete vivere, venite con me, vi porto io fuori dall'inferno. Ok, andiamo, amore, che Dorian B ci porterà fuori dall'inferno. Ok, dai, seguiamo Dorian B, che anche se non lo conosco, mi fido più di lui che di te. Amore, meno male che era solo un brutto sogno, amore. Mi sono defecato addosso, amore, dalla forte paura. Sì, era un sogno, però era molto realistico. Sembrava un po' forse quasi vero. E un po' meno finto, confronto al vero che ci potrebbe essere in un sogno. Sì, sì, un sogno, come no? Yes, yeah, raga! E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, condividete, commentate e guardatevi questi video qua, che se lo fate vi regalo una cosa bella a tutti quanti. Nella descrizione di questo video, come in ogni altro mio video, trovate il link del mio profilo di Facebook, della mia pagina di Facebook, della mia pagina di Google+, e del mio profilo di Twitter. Oh, what the value, value.